un viaggio attraverso le bande giovanili. Cosa pensano, come vestono, quali ambizioni hanno le giovani generazioni degli anni Ottanta? Si parla tanto di paninari, di punk, di metallari, di rockabilly, ma loro, i protagonisti, che cosa dicono? Il servizio è di Daniela Tagliafico. Cucador, nuovo vitellone e Latin lover. Darchetta, ragazza dark che si veste con abiti neri e croce al petto. Sfitinzia, la ragazza dei paninari. Gallo di Dio, il paninaro capo branco da imitare e seguire. Così recita il dizionario dei paninari, collezione, o meglio, per adeguarci al linguaggio, compilation di gerghi giovanili nati e proliferati intorno ai tavoli dei fast food. Ad aggiornarli accuratamente si impegnano, da qualche mese, tre nuove pubblicazioni a fumetti, vere e proprie bibbie dell'estetica paninara. Tirature altissime, carta e immagine grafica ridotta all'osso, le riviste paninare hanno fatto centro nella vena narcisistica e consumistica delle nuove generazioni. Il loro compito? Definire mese per mese, attraverso opportune classifiche, l'ortodossia paninara. Sì, ad esempio, al giubbotto da pompiere con parti catari frangenti, no alle cravatte in pelle. Ne risulta una specie giovanile rigidamente accessoriata di pelletterie e cartolerie firmate, fanatica della bronzatura d'inverno, degli occhiali da sole di notte, delle scarpe da boscaiolo in città. Ma loro, i paninari, cosa dicono? Il vero paninaro è una persona normalissima, un ragazzo normalissimo, che si veste in un certo modo. Fammi un esempio, quanto spendi un paninaro al mese? Quanto spende al mese a seconda di quello che compra, non so, un paio di occhiali 100.000, Moncler 300.000, se vuoi lo Scott 600.000, secondo, scarpe, poi lampade, gli spendi 100.000 lire di lampade. Lampada per abbronzarsi? Esatto, io no perché ne spendo di meno, perché non è... già negro, quindi... ne spendo poche, però diciamo che costa. Chi vi dà i soldi? I soldi ce li danno come al solito i nostri genitori, ma è logico che non bisogna approfittarne troppo. Facciamo la hit parade delle ambizioni del paninaro. Ma non so, diciamo, prima sono farsi tante ragazze, poi la moto, vestirsi bene, cioè comprare lo Scott e alla fine, non so, avere il Renegade, ecco, come macchina, la Jeep fuoristrada, penso che sia uno dei massimi. Se non sbaglio, tu dicevi prima, sottolineavi il fatto che siete apolitici. Sì, io mi dichiaro apolitico, non penso... non faccio parte di nessuna associazione politica. Così. Gli altri? Io francamente non faccio parte di nessuna associazione politica e né ho intenzione di entrarci. Heavy metal, punk, dark, rockabilly. Sull'altro versante, unita dalla versione ai paninari, la galassia giovani si ramifica in una molteplicità di gruppi. Dietro i bagliori delle borchie dei metallari, catene al collo e bracciali di cuoio, dietro il decadentismo dei vestiti lugubri dei dark, la provocazione bellicosa dei punk, sguardi duri e ciuffi da moicani, dietro la violenza degli skinheads, letteralmente teste rapate, l'ala più estremista del teppismo metropolitano, c'è in comune la passione per la musica, l'esigenza di trovarsi in gruppo, la rabbia e la protesta, l'insofferenza verso le definizioni e le etichette. Giovanni Taranto, stilista, due negozi di abbigliamento giovanile, uno a Torino, l'altro a Milano, polemizza con la tendenza a ridurre a puro folklore il fenomeno delle bande giovanili. Bisogna dividere un po' le cose. Dunque, i rockabilly sono un po' dei nostalgici che si riprendono un po' agli anni 50 come musica. Poi ci sono i metallari, che sarebbero poi i famosi figli dei fiori dell'underground, dei sessantottisti, però hanno una musica molto più violenta, molto più dura. È un modo di vestire anche. È un modo di vestire molto duro. Cioè il giubbotto che odi, esatto. Queste cose qua. Poi questi dark, che non è altro che una scheggia del movimento punk 77 che si è distaccata e che ha avuto un'evoluzione ed è andata avanti. Ecco, dark, ossia neri, perché? Ma perché sono scuri interiormente, sono proprio scuri interiormente. Lei quanti anni ha? 30. E crede di capire un ventenne d'oggi? Penso di capire anche un quattordicenne, se no non potrei fare questo lavoro qui. Siete voi come vi definite? Una generazione post-punk. Post perché, non, diciamo,
non ci riteniamo alla pari dei punk che ci sono in Inghilterra, insomma. Perché la differenza qual è? È enorme, loro sono molto più conciati, hanno idee molto più profonde. Diciamo, il movimento punk è iniziato veramente nel 77, era una corrente culturale, non era solamente un modo di vestire o di conciarsi. Vuol dire per te essere punk? Dico, per te ragazzo di quanti anni? 17 che vivi a Milano, cosa vuol dire essere, anzi, post-punk, come ti sei definito tu? Anarchico. Rock and roll. Rock and roll si intende rock and roll degli anni 50. Oltre a piacerci questa musica che è proprio di quell'epoca, ci piace anche il modo di vestire, che era legato in qualche maniera a questo movimento musicale. E anche andare in giro con macchine molto diverse da quelle di oggi, cioè macchine dell'epoca. Non siamo un gruppo che fa politica, non ci interessa assolutamente la politica, ma ci interessa soltanto di ascoltare la nostra musica in santa pace senza essere disturbati da nessuno, e di norma non disturbiamo mai nessuno. Senti Mercury, visto che vi rifate agli anni 50, che cosa non vi piace di questa società degli anni 80? Gli anni 80, innanzitutto diciamo che c'è molta più freddezza di quella che magari non c'era negli anni 50, anche perché si era negli anni 50 era appena finita, diciamo, una guerra che aveva un po' segnato il carattere di quasi tutto il mondo, la gente di quasi tutto il mondo. Forse c'era una speranza nel futuro, cosa che invece noi non abbiamo più adesso, perlomeno per quanto mi riguarda io non ho una speranza nel futuro. Voi vi rifate agli anni 50, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, lo sapete l'inglese? Beh, insomma, some words. Angelica, è complicato vestirsi da rockabilly girl? È molto complicato, dà molto fastidio, però mi piace tantissimo e quindi lo faccio volentieri. Ma vai a lavorare così o ti cambi? No, purtroppo non posso farlo perché faccio la segretaria e quindi, cioè, vestirsi così durante la settimana è molto fastidioso e poi non posso farlo perché devo vestirmi regolare, vestirmi bene. E adesso il primo, o i primi, forza, ecco la canzone, e se mi innamoro, ricchi e poveri, 1.506.812 voti. Sono le immagini finali del 35esimo Festival della Canzone Italiana. Come cavalli di razza, i vincitori vengono gettati in pasto all'enorme platea televisiva che ha seguito il festival. Da questo momento è la gente, il pubblico, che decreterà il successo dell'uno o dell'altro, comprando i dischi. Ma da anni ormai, per l'industria discografica italiana, è tempo di vacche magre. Vediamo il perché. Il cavallo vi tocca. Qual è il cavallo per... È Exodus, Exodus, è un trottatore. Un trottatore. Un trottatore per i ricchi e poveri. E adesso vediamo a Luis Miguel. È inutile, lo sappiamo già, sono due. Eccolo qua, dov'è? Stamping Ground è un cavallo che sa galoppare, come il nostro Luis Miguel. Sentite, avete visto alla televisione il Festival di Sanremo? Questa è la no, vera domanda. No, devo dire la verità. Sono i ricchi e poveri che, mi sembra che 3 anni fa hanno fatto Sarà perché ti amo. L'anno scorso hanno fatto Mi innamoro di te, quest'anno cosa hanno fatto? No. Innamorarsi, fra quattro anni hanno gli occhiaie così, questi qua perché... Ma lo trovate divertente Sanremo? No, forse è proprio divertente, da ridere, perché... Sì. Senti, che musica comprate voi? Qualcuno dei gruppi, per esempio, stranieri che sono venuti a Sanremo, li comprate, vi piacciono? No. A me piacciono i Bronski Beat. Scusa, a te piacciono i Bronski Beat? Sì. Vabbè, non è che compro il disco, però sentirli non mi fa... Io ascolto più che altro Clash, Depeche Mode, Bauhaus, Siouxsie. Senti, hai visto il Festival di Sanremo?
un po'. L'hai vista la televisione? Sì, l'ho visto un pezzettino. Cosa hai visto? L'hai visto un pezzettino o tutte le serate? No, un'ultima serata ho visto. Che impressione ti ha fatto? È bello, mi è piaciuto molto. Peppino di Capri a me. Ma per fate gli spiritosi o no, veramente? No, davvero mi è piaciuto Peppino di Capri, secondo me doveva anche vincere. Tu che cosa compri? Break, disco music, un po' di tutto. In giro per Milano ci sono i ragazzi che ballano la break dance. Sono giovanissimi, di estrazione sociale modesta. Girano con grandi radio, come nel South Bronx. Poi ci sono i tardo punk, più raffinati ed esterofili. E i paninari, disimpegnati, attenti solo all'abbigliamento, scarpe Timberland, giubbotto e abbronzatura artificiale. Tre gruppi di giovani, il prodotto disco è rivolto soprattutto a loro e a ragazzini ancora più giovani. Loro, l'abbiamo sentito, comprano soprattutto prodotti stranieri. Tutta la musica pop rock è di matrice anglosassone ed è quella che si vende di più, soprattutto se in cassetta. Ci sono dei posti dove vendono i dischi che, se conosci le persone, ti fanno fare cassette, prendono pezzi di musica da discoteca e ti combinano loro le cassette a prezzi abbastanza buoni. E allora tu hai la tua cassetta con tutti i tipi di musica che ti piacciono. Dischi ne comprate pochi? Pochi, sì, decisamente pochi. Ma è per l'utilizzo, perché il disco non mi piace come ma oggetto? No, sono più comode le cassette, perché cioè il disco sei vincolato ad ascoltarlo a casa allo stereo, le cassette no. Tramontato completamente il 45 giri, 20 anni fa il vincitore di Sanremo vendeva 1 milione di copie, l'anno scorso ne ha vendute 150.000, quest'anno le previsioni sono di 120-130.000 copie, l'industria discografica punta oggi sulle compilation, una strana parola che indica una raccolta di brani di tutti coloro che hanno partecipato al festival, stranieri compresi, ce ne sono 3 sul mercato e stanno vendendo abbastanza bene, ma basta questa invenzione per risollevare le sorti dell'industria discografica italiana? Solo fino a pochi anni fa l'industria del disco era un'industria che pagava le registrazioni, ne traeva dei prodotti commerciali, dischi, cassette e le vendeva. Questo era il suo introito, pagava le percentuali agli aventi diritto, ai cantanti e la cosa finiva lì. Oggi sono sorti moltissimi sfruttamenti della musica al di fuori di questo. Lei pensi che oggi un buon long play costa 100 milioni? Fallo. Ora, la vendita del disco è calata e questo non ci consente di recuperare questi costi. Peraltro, questo nostro nastro viene usato in 1000 modi, viene fruito in 1000 maniere che non danno un ritorno di denaro a noi, ma che costituisce una gradevole fruizione. Pensi alle televisioni. Noi, per esempio, finora abbiamo dato nastri di qua e di là per i passaggi televisivi dei cantanti. I cantanti vanno in televisione, aprono la bocca così, il nastro gira, e la televisione gratuitamente ha questo. Nuove fruizioni della musica, radio e televisioni private che non pagano i diritti d'autore, possibilità di riprodurre la musica, boom delle cassette. Basta un dato: su 5 cassette in circolazione, 2 sono ufficiali, 1 è pirata e 2 sono fatte in casa. Molti guai, insomma. Sembra definitivamente tramontato il tempo in cui Franco Battiato vendeva quasi 1 milione di copie con il suo album La voce del padrone e Dalla e De Gregori 500-600.000 copie per ogni LP. È ancora possibile avere successo in Italia? Dipende da prodotto a prodotto. La cosa più squallida del panorama mondiale è proprio che tutto sta diventando un fine già calcolato, no? E la musica è un mezzo per arrivare a fare successo. E questo non è granché bello in generale, no? Può essere divertente, ma se diventa una lotta al coltello proprio, no? Per arrivare solo a far successo, poi la musica non ha importanza. L'interessante è riuscire a fare successo. Non è molto divertente.
vestito di oggi? Tutto. Allora, tutto completo. Tutto il completino che hai addosso. Allora, si comincia anche coi prezzi? No, coi prezzi, prezzi no, con la descrizione. Vabbè, diciamo, queste qui le scarpe sono i fry, sono degli stivali americani. Americani, sì, ovviamente, non certo libici. Allora, poi americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, giubbotto, cintura del ciarro e una camicia, diciamo, sulle 50-60 mila di quelle che... Ma la camicia non deve essere firmata per forza? Ma diciamo che a certi prezzi sono firmate già... su camicie che magari vengono importate, che non sono o di Armani o di... Poi c'è in più l'abbronzatura? Sì, che è dovuta. Che è necessaria? Sì, diciamo di sì. E come ve la fate l'abbronzatura? Molti facendo decine di lampade, io per fortuna me la cavo con una o due. Ecco, questo, tutto questo completino costa parecchi soldi? Sì, direi di sì. Cosa vi tiene insieme a voi? La moda. La moda. Solo e la moda? No. Sì, l'amicizia. L'amicizia. Ah, che moda. Poi visita, si viene indietro. Di che cosa parlate insieme? Senza spingere, perché tanto sì, siamo sempre qui. Oh, come? Di vestiti. Di vestiti. Di vestiti, di musica, di zone, di che gente conosciamo, discoteche. Di discoteche, insomma. Ma vi piace essere chiamate sfitinzie? No. No. Ma per me è una presa in giro, comunque. Indossano Timberland, Moncler, borse e toppe naioleari. Persino i calzini devono essere firmati. Poi c'è il linguaggio. Tra loro si chiamano Galli di Dio, Sfitinzi e Cucador. I paninari sono un buonissimo affare perché sono la rappresentazione stessa del consumismo. Così in pochi mesi sono usciti ben 3 giornaletti che parlano di loro e si rivolgono a questa sterminata platea di consumatori di scarpe firmate. Il primo, il paninaro, ha venduto di colpo quasi 100.000 copie. A ruota sono arrivati il Cucador e Wild Boys. Un fumetto elementare con un pizzico di violenza, qualche foto, la rubrica della posta e il gioco è fatto. Un successo così travolgente porta anche qualche problema. Il direttore di Wild Boys non vuole farsi riprendere di faccia. I paninari hanno adottato da un po' di tempo il saluto romano. Ma il saluto romano è una cosa così, una cosa di moda che non ha nessun significato ideologico. Io ho messo una fotografia di una compagnia sul primo numero di Wild Boys e sono stato accusato di essere un giornale volutamente fascista, mentre assolutamente non è nelle nostre intenzioni. Ma al di là dell'ideologia politica c'è un boom editoriale, ci state un po' marciando, 3 giornali nel giro di pochi mesi, usciti il Paninaro, il Cucador, Wild Boys, su questo filone. Rende. Secondo me sì, perché tutti questi gruppi, chiamiamoli compagnie oppure bande, ma bande nel senso simpatico della parola, questi giornali, soprattutto Wild Boys, vogliono intervenire, fare la fotografia di un fenomeno che si sta espandendo in Italia. È la una nuova gioventù che da Milano a Palermo occupa i fast food. I fast food sono, diciamo, una specie di casa della cultura della nuova gioventù italiana. Quale cultura? Una del panino. La cultura del panino, che però non è una cultura secondo me spregiativa, perché il fast food è l'unico spazio reale oggi nelle realtà metropolitane dove le compagnie e i ragazzi si trovano. Secondo alcuni sono gli eredi dei sambabilini, i giovani neofascisti che si trovavano negli anni della contestazione in piazza San Babila a Milano. A Roma c'è stata addirittura una marcia contro di loro e contro l'apertura di McDonald's in Piazza di Spagna. In realtà sono giovanissimi, bambini e adolescenti dagli 8 ai 16-17 anni. La politica, salvo eccezioni, ha pochissimo peso nella loro vita. Sono in cerca di una identità. L'hanno trovata nell'abbigliamento, in alcuni status symbol. Un continente giovanile che si riconosce in un paio di scarpe è certo un fenomeno che lascia sgomenti e a una prima occhiata fa un po' di tristezza. Ma qualche volta anche un po' di tenerezza. Perché venite qui a Wendy a prendere il gelato? Perché mi piace. Ma tu sei una piccola paninara? No, cioè quasi. Che cos'hai della paninara vera? Oh, a casa ho degli Armani e qualche felpa, poi basta. Cioè, ma lo chiedi tu di comprarlo a tua mamma o le compra lei? No, me le compra lei. Ma a scuola tua ci sono molti paninari? A scuola? Sì, in classe mia sì, anche in scuola. E
E chi non è paninaro, ci sono dei problemi tra paninari e non, oppure no, tu? Sì, sì, no, invece. No. Sì, no, dimmi tu allora che problemi ci sono. Niente, chi non è paninaro non è ben accettato, invece chi lo è, cioè, è vero. Ma è vero che c'è qualcuno che fa sacrifici per potersi comprare tutto l'abbigliamento? Sì, sì, molti. Anche chi non può cerca di farlo perché si sente respinto dagli altri, allora cerca di, non so, di mettersi dei soldi per farlo. E non è, cioè, io penso che bisogna...